Campioni d'Europa, ce l'abbiamo fatta. Ce Come on, Liverpool, Come on, Liverpool, finalmente, raga. Finalmente, raga. Mamma mia, ragazzi, che partita, che partita. Ah, grande Jurgen. Grande Jurgen, grande Jurgen. Ottimo lavoro, ottimo lavoro, ottimo lavoro. Allora, allora, commentiamo la partita, commentiamo la partita innanzitutto, è stata una partita un po' così così, neanche 30 secondi, già rigore, rigore netto, netto, anche se effettivamente un po' strano, in realtà il difensore del Tottenham, non mi ricordo chi era, indicava, stava indicando la difesa, poi è capitata qua, è stata sfiga da parte del Tottenham, segna sarà e poi dopo Primo tempo un po' così, così. Nel secondo forse è stato un po' più, è stato un po più di lotta, un po' più di occasioni del Tottenham, poche del Liverpool. Però in linea di massima il Tottenham non ha convinto più di tanto. Sì, certo ha avuto più occasioni eh, per il Liverpool. Però comunque diciamo che ha difeso anche bene. il Liverpool. Quindi, secondo gol di Origi. Gran gol di Origi, nell'angolino, bello bello. No, non è stato un match spettacolare. Io sinceramente, mi aspettavo molto di, molti più gol anche da parte del Tottenham. Almeno un over due e mezzo, Mi aspettavo, così non è successo. Però, ragazzi, poco da di Liverpool ha, ha strameritato di vincere questa Champions perché non la vinceva da, da, troppo, da troppo tempo, dal 2005. E e poi comunque l'anno scorso ha perso in finale dopo una cavalcata non, non da poco. Dopo che vinci 4-0 col Barcellona proprio dominando, la finale la devi per forza vincere, quindi ottimo lavoro, ottimo lavoro, grandi ragazzi, grandi ragazzi. Una soddisfazione adesso. Liverpool può festeggiare. Poi comunque quest'anno qua dopo un campionato allucinante, cioè che domini un campionato, che sei avanti, sei primo, praticamente quasi tutto il campionato. Fai 96 punti E 97 ne fa il City E vince il campionato Per forza dove vince Il Tottenham Di per sé è arrivato in finale Quasi per caso Se così si può dire Certo Non è che non ha meritato Però comunque E con City Gli è andata bene Con l'Ajax Gli è andata bene E non ti può sempre andare bene Infatti quando sono arrivati Gli ultimi 10 minuti Adesso Ho detto Adesso rimontano Però ragazzi Il culo dopo un po' finisce eh. Il culo dopo un po' finisce Eh ragazzi miei eh, prima o poi diciamo che comunque è stata una finale non tanto spettacolare forse più emozionante quella dell'anno scorso in parte però ma non si possono neanche para, tanto paragonare ma aspettavo più gol quello devo, quello devo dirlo però però alla fine ha vinto secondo me a parte a parte la, il tifo però ha vinto quella migliore sostanzialmente ha vinto quella che ok meglio ha vinto quella che meritava di più nel, nel complesso. E comunque, grande squadra! Grande squadra. Adesso vediamo un po' come... come andrà. Se Klopp andrà via. Se Pocettino andrà via, boh, comunque. Fatto sta che adesso. Il Liverpool è sul tetto d'Europa. Supercoppa Ci sarà Chelsea Liverpool. Altro derby, ovviamente. Oh, sono contento, sono contento. Finalmente, Klopp si è aggiudicato un trofeo dopo parecchie finali perse. Dopo quella col Borussia in Champions, che ha perso l'anno scorso. Che ha preso in Champions Le, nel 2015. Mi sembra ha perso contro il Siviglia in Europa League. Ha perso una finale di Coppa di Lega. Mi sembra contro il City. Se non erro, l'anno scorso, scorso, forse, può essere l'anno scorso. Quindi questa è tutto, uh, tutto merito. Sesta, sesta Coppa dei Campioni, quindi super il Barcellona, che ne ha 5. E almeno uno dal, uh, dal Milan comunque. Mentre c'è 7 il Milan, 13 il Real. Eh, cazzaro il Real ne ha 13. Però comunque, no, beh, dai, ci, ci vuole. Il Liverpool non vince da 30 anni in campionato, però almeno. Ah bello! Aspetta, sì sì, arrivo, arrivo E eh, comunque si è avuto un'interruzione Comunque ragazzi, forza Liverpool Sempre E eh, che dire Grande Klopp, grande Klopp, grandissimo allenatore Sono davvero contento, sono davvero contento Ora Liverpool sarà in festa, un casino dalla madonna eh, la Champions, la Champions. Guardiola diceva che era più importante... Ho letto da qualche parte che era più importante la, il campionato. Però Klopp eh, Poi gli ha risposto, ora, ho giocato Ho giocato molte finali, anche se l'ho perso. Però stavolta, stavolta. Tutti zitti. È la coppa. L'alza lui. E tutta Liverpool. Grandissima squadra costruita veramente con tanti milioni eh, con tanti milioni però comunque alla fine ne è valsa la pena ne è valsa la pena spendere 70 milioni per Allison 100 per quell'altro i Van Dai quante ne ha spesi non lo so però comunque alla fine ne è valsa la pena anche sarà comunque tutti i soldi spesi bene dai diciamo che almeno una coppa all'altra perché se non vincevano questa sarebbe stato il colmo ragazzi io vi saluto buon weekend a presto ci vediamo prossimamente, grande Liverpool. Io non posso festeggiare qualche cazzo tifa Liverpool Era l'unico pirla al pub che ti fava lì. Avevamo due o tre che ti fava Liverpool in una saletta. Qualche tifoso l'ho visto, però, poca roba. Era l'unico pirla forse che risultava. A presto, ragazzi, buonanotte.